Ciao a tutti, in questo video vi racconterò dei bambini nei campi di concentramento, ma sarebbe scontato e di una tristezza indicibile parlarvi delle migliaia di vittime innocenti, della separazione dei loro genitori, delle loro paure, dei pianti, del loro destino nelle camere a gas. Mi concedo solo la parte iniziale del video per mostrarvi ciò che purtroppo il più delle volte avveniva nei ghetti e all'arrivo di Birkenau. Tutto il resto del videoclip invece sarà un inno alla vita, tratterà di quelle anime nobili e giuste che con qualsiasi mezzo sono state capaci di salvare migliaia di bambini. Iniziamo però purtroppo dalla parte drammatica. Adesso voi aspettate qui. Quando avranno finito loro, entrate voi. Vuoi andare anche tu insieme a loro? Vieni con noi. Venite, bambini. Tu che stai facendo ancora qui? Dove li stanno portando? Che cosa credi che sia quel fumo? Non ci arrivi da sola? Già nel ghetto, prima ancora di arrivare ai campi di concentramento, si moriva per denutrizione e per il freddo. Le autorità tedesche rimanevano indifferenti di fronte a queste morti di massa, perché consideravano la maggior parte dei ragazzini che viveva nei ghetti elementi improduttivi, inutili bocche da sfamare. Si calcola che almeno 1,5 milioni di bambini sia stato ucciso dai nazisti, la maggior parte dei quali di origine ebrea. Il restante numero di angioletti era composto da zingari, polacchi, sovietici e da bambini tedeschi con handicap fisici o mentali. Una volta arrivati alla rampa dei campi di sterminio avevano poche alternative per non finire al gas. Dovevano con decisione convincere il nazista addetto alla selezione di avere 16 anni, poiché tutti i ragazzi di età inferiore ai 16 venivano uccisi subito, non appena arrivati al campo. I pochi che passavano la selezione, pur essendo più piccoli di età, erano quelli destinati agli esperimenti medici, in particolar modo i gemelli richiesti in maniera ossessiva da Mengele. Per gli altri la fine purtroppo era la stessa, o il gas o il fucile. È raccapricciante pensare che quasi tutti gli ufficiali nazisti a casa avessero famiglia e che fossero padri di bambini piccoli. Ditemi come si può. E non va dimenticato Janis Korczak, il direttore di un orfanotrofio di Varsavia, che si rifiutò di abbandonare i piccoli a lui affidati quando questi vennero selezionati nel ghetto per la deportazione, e li accompagnò a Treblinka, già sapendo di morire con loro nella camera a gas, ma decise di condividere il destino dei suoi piccoli amici. Le autorità tedesche intanto confinarono migliaia di bambini nei campi di transito, come accadde ad Anna Frank e a sua sorella Margot, che nel campo di Bergen-Belsen persero la vita a causa delle condizioni tragiche in cui vivevano. Ma a questo punto, chi si salvò dalla furia nazista? Con il progetto Lebensborn si presentava per alcuni ragazzini la possibilità di sopravvivenza. Venivano infatti adottati e germanizzati i bambini polacchi e sovietici che avessero l'aspetto ariano,
Capelli biondi e occhi azzurri erano i requisiti imprescindibili. Bastava far sfilare i ragazzini e chiedere alle famiglie tedesche di scegliere chi portarsi a casa, come si fa in un canile in pratica. Però rispetto alla camera a gas, almeno questa era un'opportunità per avere salva la vita. I pochi adolescenti ospitati nei campi di concentramento trovarono un modo di sopravvivere facendo contrabbando, procurando del cibo, occupandosi di scambi di materie indispensabili nel mercato nero. Alcuni riuscirono a fuggire anche da soli e a rifugiarsi nei campi per famiglie creati dai partigiani ebrei. Quando si parla di minori è impossibile non fare riferimento a lei, a un'eroina, Irena Sandler. Aveva solo 7 anni quando suo padre, che era un affermato medico, le dette un grande insegnamento di vita. Se vedi qualcuno che annega, devi tuffarti per salvarlo, che tu sappia nuotare o meno. Irena ricorderà queste parole per tutta la vita e metterà in opera la lezione del padre, stilando oltre 3.000 documenti falsi, aiutando le famiglie ebree a scappare e riuscendo a far uscire di nascosto 2.500 bambini dal ghetto di Varsavia. Con la complicità di una ventina di membri della Resistenza entrò nel ghetto con la qualifica di infermiera e assistente sociale e iniziò a convincere i genitori ebrei a lasciare andare con lei i loro figli per salvarli dal campo di sterminio. A volte nascondeva i bimbi sotto una barella, in bauli, in valigie, oppure li faceva sgattaiolare attraverso le fognature. In veste di infermiera, Irena riuscì a ottenere un lasciapassare e con la scusa della disinfestazione si avvicinava alle famiglie recluse organizzando una rete di soccorso, procurando cibo, genere di conforto, vestiti. Nel ghetto lei indossava la stella di David, non solo per confondersi tra la folla, ma anche in segno di solidarietà. Alla decisione dei tedeschi di liquidare il ghetto iniziò in ogni modo a trasferire i bambini nascondendoli nelle ambulanze. Spesso, per evitare che venissero scoperti, li addormentava con il sonnifero per poi rinchiuderli in un sacco in una cassa, facendo credere agli uomini della Gestapo che si trattasse di morti per tifo. Usciti dal ghetto, i bambini venivano accolti in centri di assistenza assegnati a famiglie, orfanotrofi o a conventi. Ovviamente con falso nome. Irena però aveva conservato i veri nomi dei bambini salvati in un barattolo di vetro in cui vi erano bigliettini che riportavano i dati dei veri genitori di quelli adottivi insieme anche ad alcuni effetti personali. Aveva interrato poi il barattolo al sicuro sotto all'albero di melo nel giardino. Al termine del conflitto, la sua lista consegnata ai leader della comunità ebraica permise ai bambini di scoprire le proprie origini e ritrovare le famiglie. La Sandler ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti sia in patria che all'estero. Nel 1965 lo Yad Vashem le ha conferito la medaglia di Giusta fra le Nazioni e nel 1991 ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Israele. Devo farlo ora, d'accordo? Ma lui non è pronto. Devo finire la valigia. Professor. Parla, ti prego. Lui non andrà da nessuna parte. Deve andare. No, Fob. No. Robert. Tu devi andare. Non voglio, Robert. Non voglio, ti prego. Fammi restare con voi. Ti prego. Non farmi portare via! Lasciami andare! Papà! Il bellissimo film L'ultimo treno ci mostra quanto per i genitori rappresentasse un sacrificio inimmaginabile separarsi dal proprio figlio. Era però necessario tentare di metterlo in salvo, affidandolo a partigiani o amici di famiglie ariane che nascondevano i bambini in sacchi o casse, tentando di portarli al sicuro, lontano da tutto quel male. Ed è sullo stesso genere questo filmato che mostra una madre che fino all'ultimo secondo è combattuta, non vorrebbe mai distaccarsi dalla figlioletta, eppure in cuor suo sa che sta facendo la cosa giusta.
Questa scena riassume ciò che capitò con i Kinder Transport, il nome dato all'iniziativa che si svolse fra la fine del 1938 e il maggio del 40, istituita da Nicholas Winton. Grazie a lui, 669 bambini riuscirono a mettersi in salvo raggiungendo con il treno la sicura e protettiva Londra. I minori non accompagnati, provenienti dalla Germania, furono accolti dal Regno Unito e vennero sistemati presso famiglie affidatarie, ostelli, fattorie. Stranamente, le autorità naziste non si opposero al programma, ma fissarono comunque delle condizioni ben precise. I bambini non potevano essere accompagnati dai genitori, ma solo da alcuni adulti responsabili della loro consegna agli inglesi, e potevano trasportare solo una valigia, un bagaglio a mano e 10 marchi. Le organizzazioni ebraiche diedero ovviamente priorità agli orfani a questo punto. La prima tappa del lungo viaggio era Rotterdam. Da lì i piccoli passeggeri venivano imbarcati con nave per l'Inghilterra. I bambini erano spaesati, disorientati chiaramente, si erano lasciati alle spalle di tutto ed erano stati costretti alla separazione forzata dalle loro famiglie. Fu compito della Croce Rossa Internazionale a guerra finita farli ricongiungere con i loro genitori di origine. Nicholas Winton, l'artefice di questo grandioso salvataggio, non raccontò mai a nessuno ciò che era stato capace di fare, finché un giorno sua moglie per caso scoprì un vecchio album in soffitta che conteneva le fotografie e i nomi di tutti i bambini che erano stati salvati e anche i dati dei genitori e gli indirizzi. Di questa grande quantità di persone, ben 80 furono rintracciate. La moglie decise così di contattare il programma televisivo della BBC, That's Life, per fare una sorpresa a Nicholas. Lui fu così invitato, ignaro che sarebbe stato il protagonista della trasmissione. Tanti di quei bambini che aveva salvato 50 anni prima erano seduti proprio attorno a lui e tutti insieme si alzarono in piedi per applaudire colui che aveva salvato le loro piccole vite. Non dimentichiamo inoltre due grandi uomini, Oskar Schindler e Giorgio Perlasca, a cui si deve la salvezza di migliaia di ebrei. Entrambi sono stati proclamati dallo Yad Vashem giusti fra le nazioni. Onore e gloria a chi ha rischiato la propria vita per aiutare gli altri. Sono queste anime nobili, altruiste, che ci fanno sperare in un mondo migliore. Che il Signore li abbracci nella sua immensa luce. È in ebraico, un verso del Talmud, dice: chiunque salva una vita, salva il mondo intero. Ciao a tutti, al prossimo video. Ciao!